È tutto pronto per la nona edizione del Festival del Montagno in Jazz, la ricca gremesse musicale, pronta anche quest'anno ad arricchire l'offerta turistica e culturale del Centro Abruzzo con 28 appuntamenti, 4 concerti con trekking in quota, 50 esibizioni di pianisti solo nell'ultimo weekend dei 25 giorni dell'importante manifestazione. Il festival, dal 29 luglio al 22 agosto, approderà in 11 comuni: Bugnara, Campo di Giove, Scanno, Prato La Peligna, Anversa degli Abruzzi, Prezza, Barrea, Villalagro, Carasio, Introdacco e per la prima volta anche a Sulmona. Nel capoluogo Peligno si terrà dal 17 al 2 agosto, una settimana di eventi con artisti di grandissimo livello, Nicola Piovani e Richard Galliano, che si esibiranno all'Abbazia Celestiniana rispettivamente il 17 e 18 agosto. Sono previste anche delle serate dopo festival in cui verranno coinvolti dei locali del centro storico. In collaborazione con l'Associazione Fabbrica Cultura è stato organizzato l'evento Piano Piano per Sulmona il 21 e 22 agosto. Si tratta di 2 giorni dedicati al pianoforte con concerti di piano solo e trio negli angoli simbolici del centro storico. Saranno coinvolti 12 negozi, 12 produttori enogastronomici, 5 produttori di confetti, 5 gazebi con eccellenze locali. Divisi in 3 fasce orarie della giornata, saliranno sui palchi nel centro storico concertisti, professionisti, appassionati e studenti. Fondamentale è stato il contributo dell'associazione Sulmona Fa Centro, che ha visto i commercianti lavorare a fianco degli organizzatori del festival. Dalla mattina del 21 agosto si potrà assistere invece a concerti gratuiti dei musicisti più rilevanti della scena nazionale ed europea. Si tratta di Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Rocco De Rosa, Michele Di Toro, Riccardo Arrighini e molti altri. Grande cornice di pubblico ieri sera nella conferenza stampa di presentazione, segno che ormai le manifestazioni al centro del territorio. Hanno partecipato gli amministratori degli 11 comuni, rappresentanti del mondo bancario, del commercio e delle associazioni. Sulmona è la grande novità di quest'anno, ha spiegato il presidente dell'Associazione Culturale Montagna in Jazz, Walter Colasante, che ha precisato che il festival accontenterà tutti gli amanti della musica e non solo quelli del jazz. Io invito a consultare l'opuscolo che noi abbiamo diffuso, dove c'è il programma, e poi andare un po' a curiosare come si fa un po' tutti su internet per rendersi conto di quello che si sta proponendo. Quindi anche a chi non piace il jazz troverà sicuramente della buona musica da ascoltare durante questo periodo. Sono particolarmente soddisfatta che anche Montagna in Jazz è in grado di unire i comuni del centro Abruzzo con Sulmona capofila, ha sottolineato il vice sindaco di Sulmona, Luisa Taglieri. Sulmona in questo momento si riunisce come capofila, perché Sulmona è capofila, io credo molto in questa cosa, l'ho fatta anche come progetto Expo, insieme agli altri comuni, perché i sindaci degli altri comuni sono tutti disponibili e anche con il Montagna in Jazz sono da anni, prima di Sulmona, uniti per sponsorizzare, per ricevere questa manifestazione. Ho lavorato molto perché il festival approdasse a Sulmona, uno degli eventi di livello dell'estate sulmonese che rilancerà il capoluogo Peligno, e quanto dichiarato l'assessore alla cultura del comune di Sulmona, Luciano Marinucci. Ma io ci ho creduto fermamente, tant'è vero, ho costretto, diciamo, con insistenza, a Walter con la Sande, di portare Montagna in Jazz a Sulmona. Sulmona è una città, come ripeto sempre, una città eccezionale, bellissima, per cui merita dei spettacoli di livello. Il Montagna in Jazz segue la giostra cavalleresca. Come Fondazione Carispac volentieri diamo il nostro sostegno a questo evento di interesse territoriale, aggiunge Mimmo Taglieri, vicepresidente della Fondazione. Da anni io stavo dicendo a Walter che doveva intersecare le manifestazioni con la giostra cavalleresca, che secondo parere di tutti l'associazione principe, la manifestazione più importante della città. Oggi diventa ancora più importante perché è una manifestazione dell'importanza di Montagna in Jazz, si inserisce nel periodo della giostra, rendendo la giostra ancora più importante di quella che è. Anna Berghella, presidente di Fabbrica Cultura e di MC Cuore dell'Appennino, ha illustrato infine il pacchetto turistico programmato per la settimana di eventi a Sulmona. Abbiamo preso al balzo la realizzazione del concerto di Piovani all'Abbazia e abbiamo preparato questo pacchetto turistico con la valorizzazione, il biglietto ovviamente del concerto, la notte in bed and breakfast oppure in hotel, la cena con il catering proprio all'Abbazia e la visita guidata all'abbazia appunto di Santo Spirito a Morrone. Il programma dunque è ricco e completo, si comincia il 29 luglio a Bugnara per finire il 22 agosto nel capoluogo Peligno, da segnalare anche quest'anno gli eventi con trekking in quota negli stupendi scenari di Anversa, Prezza, Barrea e Introdacqua, che uniranno musica e cultura al fine di valorizzare lo splendore della natura e delle montagne del nostro territorio, unite alle suggestioni e ispirazioni della musica. Non ci resta ora attendere che il festival abbia inizio.